Ah, vedi, minchia, è pieno qua. Ah, quella dovrebbe essere la città portuale. Quella è la città portuale, però, dalla parte ovest, giusto? Sì, è la città portuale. E quelle là sopra saranno le rovine, allora. Le rovine. Vabbè, ok. Prima destinazione, tutta sud. Qua dovrebbero esserci altri personaggi da reclutare, eh. Ecco, due corni ovest. Là vedo già il personaggio. Ma è un lucertolone. Chi è quello? Oddio. È un lucertolozzo quello. Ciao, Sakina. È un mega lucertolozzo quello. O sbaglio? È un super mega lucertolozzo. Ah, tu chi sei? Vabbè. Benvenuto al porto di due unicorni. Qui c'è il negozio. Allora, vediamo la mappa come combina. Ah, vedi, lì c'è il negozio oggetti. Ah, c'è anche il fabbro. Chissà se qua mi portano le armi a livello 10. Devo stare attento a come viaggio. Perché adesso che corro velocissimo, rischio di perdermi delle cose durante durante l'esplorazione. Tra l'altro, io devo imparare a parlare con gli NPC. Perché. Se ci sono quelli che devo sfidare con i Beyblade. Tu chi sei? Sei pronto per viaggiare? Rohan! So chi sei, ragazzo. Mi sorprende che il comandante dell'Alleanza mi abbia fatto visita, ma ne sono lieto. Stavo giusto pensando di preparare il viaggio e far visita alla tua città. Sai perché? Perché voglio offrirti i miei servigi. Ah, minchia, qua sono loro che cercano me. Fido al contrario. Minchia. Molto gentile, ma per quale motivo? Ho sentito che la città ha avuto una crescita improvvisa, i medici scarseggiano sempre. Ho pensato che potrei essere d'aiuto. Ah, sei tu il medico? Sì, ma certo. Ti do il benvenuto a bordo. Grazie. Quelli come te che si battono per gli altri spesso sono i primi a rimanere feriti. Se ciò dovesse accadere, ti curerò prontamente. E puoi contare su di me, sarò una colonna portante per te e la tua comunità. Che bello quando si uniscono di loro sponte. Medico sereno, hai visto che bello? Tra l'altro è una bestia fisicamente. Questo se tipo non ti curi, ti prende a pizza e ti cura lo stesso. Dice, dottore, ma io non sono d'accordo con la sua terapia. Come, scusa? Ah, no, 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 tranquillo, tutto a posto. Sì, avevo proprio capito che la terapia era questa. Sì. Tutto bene, dottore, sto benissimo, sto una favola, grazie a lei. Lui è il classico medico da urlo. Nel senso che se non ti curi ti prende a schiaffi e ti fa urlare del. No, mi dissocio. Si scherza, ovviamente. Allora, lì intanto c'è un altro personaggio. Vediamo se. Oh, intanto parliamo. No, questo non parla. Là c'è una vecchia. Qui c'è un'altra vecchia. Qui c'è una casa. E qui c'è una signora che mi dà una ricetta. Esatto. Ormai ho capito come funziona. Hai proprio divorato quel Doria. Ah, Doria di gamberi. È possibile prepararlo con i gamberi locali, perciò provo a prepararlo dopo essere andato a pesca. Va bene. Così ti pesco il pesce in fa. No. Allora, le rune. Io poi le posso cambiare, le posso fare quando voglio. Qui non c'è nessun altro, vero? Voi siete vecchietti qua che lavorano, che guardano il cielo, il mare, o solo mare. Qua invece c'è un'altra stradina che mi porta dove? Ah, il negozio di armature. Ah, c'è anche il fabbro, vero? Qua devo vedere il fabbro. Tu chi minchia sei? Qui va bene. E fabbro, vediamo se posso portare le armi al. No. No, ho sbagliato. Un secondo. Ok, portiamo sulle armi che adesso abbiamo i soldi. Abbiamo fatto i soldi. Quindi al mio castello posso portare le armi a livello più alto, perché qui me le fa portare al massimo all'8, mentre io invece già le ho portate al 9. Quindi il mio castello già è OP, OP, OP.
Bene, bene, sono contento. Negozio di armature invece sono interessato. Voglio vedere se c'è qualcosa. Ecco, vedi? Cappello magico. Questi già sono ottimi. Uè, Chaos. Ciao, bello. Questi assolutamente sì. Uno e due, per forza. No. Poi, elmetto magico. No. Attenzione. Elmo magico lo mettiamo a lei. Tunica con piume, che va bene per tutti quanti, però... Aspetta, armatura magica? No. Ok, queste... Ma ne posso comprare? Ma non me ne fa comprare di più. Perché non me ne fa comprare di più? Mannaggia. Al vostro... Vedi, già questi... Questi sono tutti ottimi acquisti. Questi sono tutti ottimi acquisti. Scudo magico addirittura difesa A e difesa B per tutti e due. Questo, diciamo, ricorda Octopath un po' per la grafica, ma per il gameplay è praticamente Shuikoden. Un'altra serie incredibile che c'era su PlayStation. E se ovviamente vi ricordo sempre di recuperarla, perché chi non l'ha giocata non sa che cosa si è perso. Non sa letteralmente cosa si è perso. Va bene. Poi cos'altro c'era da fare qua? Ah sì, dobbiamo andare a parlare con Lucertolozzo, che lo dobbiamo reclutare. Se si fa reclutare, ma penso di sì. Eccolo qua, guarda che bellino. Non ho capito, amico. Stai cercando qualcuno che voglia lavorare al tuo emporio? Beh, non credo che in giro ci sia persona più adatta di me. Ma ascoltami, non faccio affare con chiunque. Lo sapevo che c'era. Mostrami che conosci le regole del gioco, guadagnando 50.000 baka. Solo allora mi unirò a te, va bene? Minchia, lo sapevo che c'era sta roba. Oddio. Il Emilio il cuoco? Vai, Emilio il cuoco. Golem culinario 1.0. Sì. Chiarimento, non sono un cliente, sono stato invitato... Ah, ok. Quindi sei un altro assassino del sindacato. Corretto, sono il Golem Culinario 1.0. Per questo sono lo chef perfetto. Chiarimento, il tuo commento si applica solo agli esseri umani. Va bene, sfida accettata. Previsione della vittoria 100%. Aia. Vabbè. Alla fine sì. Ah, bibita aceto di mele, ok, vabbè, lui fa sempre lo stesso menu allora. Minchia. Ma non ce l'ho questa qua bibita aceto di mele? Madonna mia. Mi ha scippato la testa, mi ha scippato. Vai, omelette. Oh, buono, è piaciuto a tutti, dai. Bene, 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 bene. Ora tu hai fatto il Gyoza Deluxe. O Gyoza Deluxe, in base a come lo volete pronunciare. È piaciuto tanto a Yusuke. A cosa, no? A Cod. Porco Giuda. Ora, la Tiger Salad in realtà dovrebbe piacere al primo. Aenod, là, come si chiama. Ah, vedi, sono piaciute tutte e due. È davvero buono. Minchia, zero mi ha dato quel pezzo di merda. Torta alla panna. Ok, questa non vi piace, dai, su. Rifiutatela questa. Bravi. È pessimo. Però intanto... Zero non glielo date a lui. Oh, piatto preferito di COD, quindi lui mi dà 5. Però gli altri mi sa che mi danno 0. Ah no, ok. Sto colpo. E questa volta mi dispiace.
Bibip, Bob, sì, è Bibip. Mi dispiace. Qual era la tua direttiva? Valutare se lo chef Kurtz possedesse qualche ricetta arcana in caso affermativo appropriarmene. Parli troppo, Golem. Sapevo che la tua specie era inadeguata per questo compito. La tua cucina è migliorata costantemente, Kurtz. Ma sarei abbastanza bravo da sconfiggere il nostro prossimo assassino? Un altro. Il sindacato del drago oscuro non dimentica mai. Non sai cosa ti aspetta. Ricetta del Gyoza Deluxe. Ah, buona questa. Gyoza Deluxe è buona. Va bene. Salviamo. E direi di proseguire. Ok. Usciamo. Devo migliorare le armi. Perché le possiamo migliorare un attimo. Allora, tu no. Tu le ho migliorata. Ecco, miglioriamo. Ok, miglioriamo anche la tua. E miglioriamo anche la tua. La tua è migliorata. Ok, perfetto. Ok. Allora, ritorniamo qui. Ovviamente ancora... Ah, però... Aspetta. Ecco. Forse finalmente... Oh, ma chi si vede? No, con chi stavo parlando? Oh, con nessuno, non farci caso. Ho la brutta abitudine di parlare da solo. Ecco, e ora se ne va di nuovo. Tu hai la tua battaglia da portare avanti, vero? Sì, forte. Ora scusami. Niente, sto NPC è veramente strano. È veramente, veramente strano. Questi sono, parlano coi pinguini. Buono. Direi che questo è un ottimo posto dove vivere. Ma perché? Ma vaffanculo sto pad di merda. Ah, ecco, questo mi dà una ricetta. Chili con carne. Ricetta del curry. Si vola. Questi sono ottimi piatti. Hai un bei goma. Combattiamo. No, magari più tardi. Anche perché tu non mi sembri un duellante. Tu sei il negozio oggetti. Cosa vendi tu? Minchia, cappello robusto. Ok. Agraba, come quella di Kingdom Hearts. Oddio, ho visto qualcuno. È un personaggio quello. Quella specie di draconico. Oddio. Vediamo chi è però. Questa è Agraba? Proprio così. La chiamerò Agraba comunque. C'è tantissima gente qui. Spero che non mi guardino male. Se qualcuno ti infastidisce, lo prendiamo a calci nel sedere. Sono molto felice che ti preoccupi così tanto per me, Marisa. Ma per favore, non prendete nessuno a calci da parte mia. Oh, ecco qui. Praticamente siete già inseparabili. Che ne dici, Nova? Vuoi diventare amico mio? Mi hanno letto nel pensiero. Perché il fatto che lui mi proponga di diventare così. Che ne dici, Nova? Vuoi diventare amico mio? Detto così mi è suonato un po' strano, però, effettivamente. Però. Non voglio essere troppo scortese. Sarei felice di conoscerti meglio. Ecco, facciamo in modo che. Fantastico, bisogna essere aperti a tutto per essere... Bisogna essere aperti a tutto per essere comandante... Che senso? Che peccato che mio fratello Lakia non abbia la tua stessa tolleranza. Adesso basta con le chiacchiere e muoviamoci.
Ci stiamo dirigendo verso il castello di Renor Ristar. Oddio, improvvisamente mi sto sentendo violato un pochettino. Ah, qui c'è il commercio. Praticamente ho finito, perché li vendo già subito e divento ricco. Questo è il castello di Sua Maestà, Resallas Berrant. I visitatori non autorizzati non possono entrare. Non abbiamo già l'autorizzazione? Sì, Wave ha detto che Sua Maestà è stato informato in anticipo della nostra visita. Ci saranno state delle incomprensioni? Ascolta amico, siamo con un emissario dei guardiani e con il comandante dell'alleanza. Cielo, non si tratta così una signora. Oddio. Che è Miklotov e Chaos? Oddio, veramente? Ma che sei figo! Ma sei fighissimo tu! E somigli tantissimo a Flick di Shuikoden 2, ma al tempo stesso anche all'unione tra Miklotov e Camus. Ma tu sei veramente fregno, tra l'altro. Meriti di stare nel mio team. Di fregni, in generale. Sai chi sono? Un attimo, mi ha chiamata signora? Oh, scusami, sono Maxim, dell'esercito di Norristar. Se ricordo bene, ti ho visto quando hai fatto visita al castello come scorta del Gran Custode durante un impegno cerimoniale. Non riesco a credere che ti ricordi ancora. Sono bravo a ricordare nomi e volti, soprattutto se appartengono a delle belle donne. Ah, Flick. 100% Flick. Annuncerò subito il vostro arrivo a Sua Maestà. Posso chiedere chi è al tuo seguito? Sono Alwë, elfo del clan Fawud e fratello minore di Lakian. E sei qui come suo emissario? Certo, qualcosa del genere. Sono Nova, comandante dell'alleanza. Ah, no. Ho sentito parlare delle tue gesta durante la battaglia di Euchiris. Sei il benvenuto qui. E la giovane donna? Sono Nil, amica di Marisa. Una cara amica. Allora siete degli ospiti importanti, seguitemi. Lui è fighissimo comunque. Mi piace tantissimo come estetica. Sembra una persona molto gentile. Io sempre con la puzza sotto al naso però. Forse, non lo so. Giusto? Se quel tipo fosse più sospetto di così sarebbe già dietro alle sbarre. Oh, davvero? È bello fidarsi della gente, Neil, ma non tutti meritano la tua fiducia. Esatto, capisco. Che cosa strana. No, non è strana come cosa, ti ci abituerai. Oddio, quella è Valeria, palese. La nazione di Norristar del benvenuto, guerriera guardiana Marisa, e anche a te, comandante. Mi è stato detto che il tuo nome è Nova? Saluti, maestà. Sono qui in veste di emissaria per il Gran Custode. E io per fermare il Duca Aldric dell'Impero. Già, siamo a conoscenza delle recenti attività dell'Impero. Il Duca Aldric, quel serpente, fa finta di lottare per la pace, ma ha dei piani segreti per il nostro territorio. Si dice che l'assassinio dell'imperatore sia stato opera sua. È veramente il più vile di tutti i furfanti che abbia mai conosciuto. Sono il generale Electra. Minchia. E qui c'è un'altra waifu. E qui c'è un'altra incredibile waifu. E niente, ci siamo innamorati anche oggi. Sono il generale Electra, comandante dell'esercito di Norristar. Ho già mandato qualcuno a Kenan per chiedere rinforzi. Mi è sembrato di capire che hai già mandato un messaggero a Euchiris Nova? Sì, Periel è andata di persona. Parli della contessa Groom? Beh, considerato che è colpevole per aver innescato il conflitto, tanto quanto Aldric, sono felice che almeno stia cercando di rimediare. Io proteggo la mia wife. Non è stata lei a causare la guerra. Davvero? Ma è stata quella donna a decidere di mettersi contro l'impero e provocare il duca. Ha distrutto tutte le speranze che avevo riposto nella diplomazia prima ancora di iniziare. Mi permetta, maestà. Posso anticipare varie strategie che l'impero potrebbe usare per lanciare un attacco contro Norristar. Finché gli eserciti della Lega saranno radunati nel nostro territorio, le nostre forze cercheranno di scoprire il piano dell'impero, evitando di ritrovarci posizioni scomode. E l'impero non è la nostra unica preoccupazione. C'è anche un'orda di redivivi in marcia. Così mi è stato detto. Però non sono ancora riuscito a scoprire il loro obiettivo. Staranno aiutando l'impero? Non sia mai. Così andiamo dalla padella alla brace. Comunque, per ora possiamo solo attendere e vedere che succede.
Resallas è qui? Ehi, alt. Oddio. Mi serve qualcuno, per favore. Rudy. Sei davanti a Resallas, identificati. Giusto, certo. Sono Rudy, del villaggio di Skris. Ci sono dei bambini che hanno bisogno del vostro aiuto. Non puoi semplicemente piombarti qui. Basta, Maxim. Dicci di quei bambini. Parlo del mio fratellino e dei suoi amici. Si sono addentrati nella grotta dove siamo stati prima. Ok, sono passati 2 giorni. E perché ne parli con il tuo re? Il tuo villaggio non ha organizzato un gruppo di ricerca? Sì, ma la grotta era piena di mostri e sono dovuti tornare indietro. E se mio fratello e i suoi amici si fossero addentrati ancora più in profondità? La leggenda narra che all'interno della grotta vive un mostro gigante. Non possiamo salvarli senza il suo aiuto. Per favore, maestà. Giusto. Non c'è tempo da perdere. Formerò una bella squadra e... Non farai nulla del genere. Maestà? Esercito imperiale alle porte, pronto a buttarle giù. Non possiamo riposizionare nessuna delle nostre truppe, anche ne servissero poche. Ma i suoi sudditi sono in pericolo, maestà. Non è da lei ignorare le richieste d'aiuto. Siamo nel bel mezzo di una crisi qui. Perdonerò il modo in cui ti sei piombato qui, ma non posso privarmi dei soldati per questo tuo problema. E ora arriva Nova. Veniamo noi, risolviamo noi il problema. Vai. Ma mio fratello e i suoi amici moriranno. Eccoci qua, pronti. Vado io. E tu chi sei? Io sono una guardiana e lui è il comandante dell'alleanza. Andiamo bene noi come rinforzi? Oh, grazie, grazie mille. Le va bene, maestà? Visto che sono nostri ospiti, non credo di poter obiettare. Credo proprio che riuscirei a occuparti di tutti i dettagli, vero, generale Electra? Certo. Allora, dov'è questa Skris? A nord-ovest da qui, verso Corona Bianca. Dobbiamo sbrigarci. Bene, seguitemi. Maxim, voglio che ci sia anche tu al loro fianco. Bene, così lo vediamo in azione. Penso che sua maestà potrà perdonare l'assenza di un solo uomo. Per favore. Certo, generale, non ti deluderò. Un attimo. L'esercito dell'alleanza sta arrivando da un'altra strada, giusto? E se il villaggio mandasse un messaggio? Resto io a occuparmi di queste cose. Grazie, Neil, lo apprezzo molto. E allora adesso sarà meglio partire. Ecco, questi sono i cambi strategici, perché sennò dovresti portarti troppi personaggi appresso e invece così ti danno la possibilità comunque di poterne portare meno, no? Quindi uno arriva, uno se ne va, eccetera eccetera. Allora, Maxim, spada ampia, runa della terra, runa del fendente, runa della potenza, runa della cavalleria. Anche Rudy è un combattente. Ascia da battaglia, distruzione. E infatti abbiamo gli slot praticamente pieni. Solo che io Maxim lo voglio all'azione. Quindi Marisa, mi dispiace, ma per ora ti mettiamo in panchina. E Maxim lo vogliamo in azione. Voglio vedere come funziona. Anche se tanto poi lo recluteremo. E infatti non gli posso cambiare per ora. Però vedi, già 178 come base stats. E armatura B. E tanta roba. Ecco, già è messo molto bene rispetto ad altri personaggi. Aspetta, posso entrare nel castello? Un secondo. Andiamo a rubare le cose nel castello. Andiamo a saccheggiare un po' di cose nel castello. Ci sono cose da saccheggiare? No. Sarebbe stato fin troppo bello. No, qui non c'è niente. Vabbè. Ci ho provato. Buona caccia a tutti voi. Niente, ci avevo provato a saccheggiare qualcosa. Non ci sono riuscito. Qui non c'è nessuno, vero? Che magari spunta, dice no. Bene, squadra di soccorso in azione. Andiamo verso... a nord-ovest da qui. Niente paura, Rudy. Li salveremo.
Farò tutto il possibile per aiutarti. Non c'è tempo da perdere. Milana che dice non c'è tempo da perdere. Strano. Lei che era tutta step on me, step on you. Ora li faccio riposare tutti alla locanda. Eccoci. Pronti. Come è andata, Rudy? Stanno mandando degli aiuti? Eccoci. Eccoli qui. Questa è Marisa dei Guardiani e lui è Novo, il comandante dell'Alleanza. Quindi i bambini sono ancora nella grotta? Che tanto sono tutti smanicati lì con la neve a 200, meno 200 gradi. Non abbiamo molto tempo, andiamo. Grazie mille. La grotta è al nord, ma è piena di mostri orribili. Per favore, mia figlia è laggiù, dovete salvarla. Giuro sul mio onore di capitano di Norristar che salveremo i vostri figli. Non sapevo facesse così freddo quassù, motivo in più per sbrigarci. E quando li avremo raggiunti, di certo non dirò di no a una bella zuppa calda. Ne prepareremo a volontà, signore, ma per favore, salvateli. Forza, andiamo. Ikkimashou. Allora, io in realtà, prima di addentrarmi nella zona, facciamo un bel riposa, anche se mi scippi la testa, bastardo. No, ovviamente scherziamo. Era così per gioco. Ecco, queste qua danno 500 HP a tutti, questi per risvegliare, cura per la paralisi, cura pietrificazione. Ecco, goccia magica da 45 MP. Ah, ce le ho un paio di cose per recuperare MP. Ok. Queste però per ora le possiamo vendere. Spilla con perle. Sì, questa la possiamo vendere, in realtà. Emane molta forza, questa antipietrificazione. Spilla con scudo aumenta di poco il valore armatura. Minchia. No, queste sono tutte le rune, per ora ce le teniamo. Queste le possiamo vendere. Runa del fendente dormiente, questa sarebbe figa, però non possiamo fare un cazzo. Madonna, runa della perforazione me ne ha date 600. Vabbè. Erba di prima... erba cura di prima qualità addirittura. Queste sarebbero meglio in realtà rispetto a queste. Quindi facciamo una cosa. Queste si vendono. Queste curano soltanto 100 HP, mentre invece me ne recuperano 300. Quindi... ok. Grazie. Arrivederci. Ah no, ho salvato? Aspetta. Sì che tanto potremo salvare perché ci sarà il boss che poi... ovviamente mi farà salvare perché ci sta. Ma che sta piovendo? Minchia, sta piovendo. Ma io avevo bucato fuori? No, non ho bucato fuori. Ok. Posso continuare a giocare.